arrivata l'ora del pranzo. Stamattina, come avete visto, ho preparato la carta fedeltà per la mia prima cliente. E stiamo preparando i risotti pronti. Qui c'è il mio alla marinara, lì c'è quello di Giana alla parmigiano. Qui c'è la pasta di Gabri. Scusa Manuel, poi lì c'è il couscous di Sabrina che sta già iniziando a sgranarlo perché è pronto. Piano Sabri perché sennò va dappertutto. Lì c'è il couscous di Giorgia che ancora si deve preparare. E Manuel ha scelto le penne con i funghi. Pia mangerà un po' di tutto. E niente, da bere c'è l'acqua perché la bibita si beve solo quando c'è il papà. E quindi adesso ci mettiamo a tavola, buon appetito. Fatemi sapere nei commenti cosa avete mangiato oggi, che giorno è oggi? Martedì. Martedì 27. Allora, finalmente rieccomi qui. C'è la lampadina che sta facendo girare le pelotas stasera. Vabbè, in questa luce vedo non vedo della K. E volevo dirvi che praticamente c'è stato un po' di movimento in questi giorni, ed è per quello che i video sono usciti sempre molto tardi. Ciao ragazzi. Vabbè, c'è la Giana. Ok. Ciao. Praticamente cosa è successo? Ieri ci è arrivata la comunicazione dalla scuola di Manuel che da oggi, quindi da martedì, quindi da ieri, da lunedì, è arrivata la comunicazione che da oggi, che è martedì, Manuel, praticamente tutta la scuola faceva per il 75% didattica a distanza. Puoi non toccare vicino alla pentola con l'acqua? Grazie. E niente, praticamente Manuel adesso fino al 10 di novembre non va più a scuola, fa didattica a distanza. L'11 no, il sì, aspettate. No, allora il 9 fino al 9 sta a casa, il 10 va in presenza, poi sta di nuovo a casa e poi per altri tipo 8 giorni e poi va in presenza di nuovo per una settimana. Quindi praticamente così, cioè non ci si può fare niente, hanno diviso la classe in pari e dispari come numero del registro, quindi una volta vanno quelli che sono pari e una volta vanno quelli che sono dispari. Manuel è pari perché è il numero 8 e quindi non va. E niente, vabbè, per adesso non va. E comunque si collega al mattino praticamente dalle 8 fino all'1 e chiuso su nella stanza con il suo computer, nessuno può usare il wifi, nessuno può toccare niente, quindi non si può far casino ovviamente perché poi già è difficile in didattica a distanza, figuriamoci se devi anche stare attento che la gente non faccia casino e tutto, se la gente comunque fa casino. Perciò facciamo lavori di sotto e basta. E niente. Adesso vi faccio vedere cosa preparo per cena. Ho dovuto cambiare in confronto al menù che vi ho fatto vedere perché sono andata giù da mia sorella oggi, che sono andata a consegnare delle cose di Verochet e poi quindi sono passata fino a mia sorella. E per vedere anche come stava, perché oggi è andata a fare un'altra medicazione e quindi sta bene. E quindi Pia lì non si tocca. Pia, no, sì, ma lì non si tocca. E quindi niente, quindi sono andata a vedere un attimino come stava, abbiamo fatto due chiacchiere e niente, quindi sono arrivata tardi, perciò ho dovuto cambiare un attimino menù, diciamo, cioè invece di farlo, questa qui era segnata in domenica e invece io l'ho fatta oggi che è martedì. Va bene.
Infatti il menù settimanale in genere cerco sempre di seguirlo. Se non riesco, scambio magari così i giorni. Però poi alla fine comunque faccio quello che c'è scritto nel menù. Niente, adesso vi faccio vedere. E qui c'è il sugo semplice per Maurizio e Gabriele. Qua invece c'è l'acqua per la pasta di Maurizio e Gabriele. Questa, quella per noi. Noi la condiamo con il sugo, questo qui, di tonno dell'Eurospin, già pronto. E poi, siccome questa è troppa, cioè tanta per loro, aggiungerò anche questa. Invece per loro appunto la condisco con questa qui. Da bere stasera abbiamo tonica al limone, ma non piace. E no, forse quella normale che non mi piace, boh. E poi mia zia mi ha portato tutte queste belle zucchine. Allora vi chiedo di darmi un consiglio, se avete delle ricette, su come utilizzare queste zucche oblunghe. Così almeno se magari voi avete qualche ricetta che fate, qualche suggerimento, sapete che sono sempre ben felice di accogliere i vostri suggerimenti. Domani, se nulla capita, vorrei fare domani pomeriggio la torta, quella col kefir, così, e di semola, così almeno la proviamo. Quindi vediamo un attimino come si mettono le cose, ma vorrei riuscire a farla, perché se no tra un po' la roba finisce e io non ho ancora fatto sta torta. E niente, quindi adesso aspetto, tra un pochino butto giù la pasta, così poi mangiamo. Intanto cerchiamo di sistemare sta luce. 1, 2, 3, come on!